Io vorrei dirne di diverse, ma non è che mi vengono. Allora, siccome tutti voi mi avete sempre visto come sex symbol, allora. Bravo! Chi è? Solo lui, E fa un caldo della Madonna. E questo pomeriggio vorrei esprimermi anche come artista. Giustamente anche voi siete al caldo e al sole, tranne i ragazzi che giustamente hanno portato l'ombrellone, ma non tanto per coprirsi dal sole, quanto per coprirsi dalle porcate che vengono fuori da là. Però, a parte questo, io adesso farò un concerto. Dopo di me c'è un giovane, dopo di me ci sarà qualcun altro, ma poi c'è artisticamente un giovane Giobbe Covata, che sapete ha compiuto 23 anni proprio ieri, ed è venuto, pensate, dalla Calabria, nel senso che ieri sera era in Calabria, oggi è qua e domani deve andare nelle Marche, quindi parte stanotte, ma voi sfruttatelo fino all'osso, perché si è anche un po' inciccito ultimamente. Allora parto con le mie canzoni, che vanno bene dai bimbi ai piccini. La cosa bella di oggi che mi commuove è che ci sono i bambini, i loro genitori, i loro nonni, i loro zii, le loro zie, sono famiglie intere che aspettano una risposta. Ma il discorso lo faccio dopo il concerto. Non preoccupatevi, il concerto durerà 15 minuti, ma canterò 12 canzoni. La canzone incomincia qua e prima o poi arriverà a metà. Inevitabilmente, inesorabilmente, a un certo punto la canzone finirà. In questo caso è finita già. Si è mossa! I love you! È inutile che metti la forfora finta sulla giacca, perché si vede benissimo che c'hai sul parrucchino. Non c'ho né la batteria né il basso, devo far tutto da solo. Guardo il sole, vedo te. Guardo il mare, vedo te. Guardo la terra e vedo te. Guardo la luna e vedo te. Guardo le stelle, vedo te. Guardo il cielo e vedo te. Per l'amor di tutti i santi, ti vuoi togliere da davanti. È la musica del futuro. Battono le mani tutti, anche coloro ai quali la canzone non è piaciuta, perché dice: sono contento che è finita. Allora, la terza canzone si intitola Fammi vedere i tuoi occhi azzurri che ti faccio vedere i miei marroni. C'è da ridere, c'è mica tutti gli occhi azzurri. Lei gli diceva: se tu mi amassi. Poi gli scriveva: se tu mi amassi. Gli sussurrava: se tu mi amassi. Lui le rispose: ma no, che non ti amasso.
canzone più breve del mio repertorio. Essa si intitola Finale di una canzone. Yeah! Non so se battete le mani per farmi andare fuori dalle balle. Bene, allora, vedo che il vento sorge, il vento della pulizia, vede il Padre Eterno, mi ha visto. Ho portato i miei ultimi tre libri. Vorrei dirvi, intanto si tratta di un cofanetto. Questo cofanetto è all'asta per il comitato no inceneritore. Allora, la base della prima base offerta, vabbè, cos'è? 50 euro, vabbè, cos'è? E, il cofanetto con dentro i libri si intitola Tutti siamo stati seduti dietro una siepe una volta nella vita, ma solo uno ha scritto l'infinito. Bello! Questo vuol dire che siamo un paese di intelligenti, noi, che siamo qua. Apro, ecco qua, tre libri fantastici. Il primo si intitola, devo mettere gli occhiali. Come capiamo? Il primo si intitola Chissà se un abete quando si innamora di una betulla scrive abete ama betulla sulla schiena del primo che passa. Siamo sul surreale, eh? Sì, sì. Il secondo si intitola Autobiografia e origini dell'opossum in calore. E il terzo, che è quello che più ci colpisce soprattutto in agricoltura, si intitola Psicosi e comportamenti del toro da monta gay. Ho scritto, eccolo qua, porco Giuda, ecco qua, una lirica che si intitola O Commissione Ambiente, che è quella che c'è al Pirellone. O Commissione Ambiente, che senso ha che ti chiami Commissione Ambiente se non fai un cazzo per l'ambiente? Bravo! Poeta! Il giovane Covatta sta rischiando un colpo di sole. Metti su il capellino, cosa non si faceva per un capellino? La seconda e ultima, perché non vorrei tediarvi, il programma è ancora lungo, leggerò O inceneritore. O inceneritore, perché invece di rompere a noi i coglioni non ti costruisci nel giardino del governatore Maroni? Facessero nei loro giardini, non ci sarebbe neanche il problema. Sono troppo emozionato. Adesso vado. Ma sono ancora, sto qua. Ci sono tanti artisti, ragazzi, bisogna anche dare spazio ai giovani. Però la maglietta, perché tu appunto, che stronzo, ma va. Di qualche cosa. Vuol mettere la maglietta? Fate finta, è difficile. Che schifezza! Chiudete gli occhi ai vostri bimbi! Vedete? Dove c'è l'inceneritore cresce quell'erba qua. Vestiti che fai schifo, grazie. Ma si può alla tua età. Sono invidioso. E lui si fa i tatuaggi, poi crescono i peli e non si vedono i tatuaggi. È più peloso lui del grande Lucio Dalla, figurati, guarda che... Ciao Lucio, saresti qua con noi? Sì. Ma sicuramente ci sei.
Giobbe, sei pronto? Ah, perché c'è anche lui, è invidioso, è venuto con la borsa, tira fuori le cose. Hai capito com'è? Cosa hai portato, Giobbe? Libri, no? Perché... I miei ultimi 3 libri. In un bel cofanetto. Quello è il mio cofanetto, questo è il tuo. Se risponde alle dimensioni dell'apparato genitale sono rovinato. È che risponde purtroppo. Allora ti prendo questo. Prendi questo, aspetta che io devo portare. Meno male, mi ha detto dove non devo mettere. Spostiamo questo un po' in avanti perché metti che mi venga un'erezione, sbatto. Ma scherzo, non viene da me. No, signora, non si preoccupi. La signora voleva spostarsi in quarta fila. Lascia sta. Non arrivi neanche. Può succedere, eh? No. Ah, dai, nei giorni dei miracoli può succedere. Ah, beh, sì, cosa. Sì.